cavallino. Una nube tossica provocata da un mix tra acido solforico e cloro ha mandato all'ospedale 8 persone in un campeggio della zona. 2 sono state portate a Venezia, 3 a Jesolo, 3 a San Donà di Piave, tutte per irritazione alle prime vie aeree. Nessuno è in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la fuga di sostanze tossiche sarebbe partita da una zona vicina alla piscina del campeggio, quindi all'aperto. Sul posto, oltre alle ambulanze per soccorrere gli intossicati, anche i vigili del fuoco. Cavarzere. Un 58enne in vacanza con la famiglia a Santa Teresa Gallura in Sardegna ha perso la vita mentre faceva il bagno. Il mare era agitato per il forte vento e all'improvviso le onde hanno messo in difficoltà l'uomo, la moglie e le altre persone che si trovavano in acqua insieme a loro. I bagnini si sono tuffati per portarli in salvo, riuscendo a recuperare tutti. Per il 58enne però era troppo tardi. Ha iniziato ad avere problemi respiratori, tanto che i successivi tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, così come l'intervento degli operatori del 118 che gli hanno praticato il massaggio cardiaco per quasi un'ora, fino all'arrivo dell'elicottero, ma non c'è stato nulla da fare. Milano. Ricevevano i clienti in casa e spacciavano la droga davanti al figlio di 2 anni. A scoprirli i carabinieri, dopo aver monitorato il via vai di alcuni tossicodipendenti dall'appartamento di via Desman, dove vive la coppia di 26 e 27 anni col bimbo. Sono stati arrestati dopo un blitz in cui i militari hanno trovato sul tavolo da cucina un vero e proprio mercatino dello spaccio. Eroina, hashish, il kit per confezionare le dosi, i bilancini di precisione e 1000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. La coppia è ai domiciliari, una misura adottata per tutelare il figlio.